Spesso le coppie mi chiedono come funziona il mio servizio di caricature. Beh, ogni volta devo rimbalzare, diciamo, la mia spiegazione o a una pagina sul mio sito, oppure ogni volta comunque devo illustrare come funziona. Questo perché non è così immediato. Allora, mi piacerebbe potervi parlare del mio servizio di caricature, ovvero del mio servizio di bomboniere, perché è questo che io vorrei trasferire a tutte le coppie di sposi. La mia idea è che le mie caricature diventino le bomboniere di nozze per il vostro matrimonio. E come? Io vengo al vostro matrimonio, prima dell'arrivo dei vostri invitati. Preparo la mia postazione con appunto una sedia da regista, alcuni seggiolini costruiti su misura che possano stare all'interno di uno spazio di 2 metri per 2. Una volta arrivati gli invitati, o comunque man mano che arrivano, consegneremo o consegnerò un piccolo coupon. Non ho qui con me, vediamo un po'. Ah, eccone qua uno. Ecco qua. Consegnerò una cosa del genere con scritto appunto buono per un regalo speciale dagli sposi, valido solo per te. Consegnerò uno di questi per ogni vostro invitato, bambini compresi tutti, e questo servirà appunto per gestire la quantità di persone che ci sarà a ricevimento. Ovviamente disegnare 100-150 persone non è semplice e quindi ho dovuto col tempo escogitare un sistema per poterle gestire al meglio. È risultato uno dei sistemi migliori. Questo per non anche creare cose tipo a lui me l'ha fatta, a me no, oppure per non creare troppi doppioni, anche perché siete in tanti e quindi cerchiamo di convogliare tutti i vostri invitati in un certo tempo orario. Arrivano gli invitati, mi presento, dirò a tutti la classica frase: buonasera o buongiorno a tutti, sono la vostra bomboniera. In quello ci sarà un attimo di stranimento, perché diranno: la bomboniera, chi è questo? c'è chi scherzerà sulla mia presenza, su quello che ho detto. Beh, una volta che dirò che sarò un caricaturista e che vedranno appunto che ci sarà allestito un angolo proprio per disegnare, questo li metterà un attimino. È una sensazione che in ogni matrimonio è sempre uguale, è tutto normale. Una volta che avrò detto che sono un caricaturista, cercherò comunque di rassicurare tutti e di dire che sarò gentile con tutti, magari tranne con qualcuno che è proprio, vabbè. Magari chi è pelato potrò anche disegnargli qualche capello in più, o magari chi si sente con troppe rughe, magari possiamo toglierne qualcuna. Dopo questa presentazione dirò appunto che tutti avranno in mano questo bigliettino e potranno accedere appunto al farsi questo disegno. Sarà molto semplice, molto naturale, questo tipo di servizio non è mai invasivo, anzi è sempre molto rispettoso, non mette in ombra gli sposi. Si crea un angolo dove chi vorrà disegnarsi potrà farlo con tutta tranquillità. I fogli da disegno sono in formato A3, ma c'è chi anche negli eventi aziendali preferisce il formato A4 perché magari manager o clienti importanti non hanno voglia di portarsi via un foglio parecchio grande. Tutti i fogli da disegno vengono personalizzati, per esempio questo. Questo è un esempio esasperato. Questo hanno voluto personalizzarlo con un fumetto fatto da me della famiglia e sotto poi ci si andava a disegnare. Ma nella maggior parte delle volte viene personalizzato con una stampa dei nomi proprio in questo punto al centro, in modo che poi davanti io potrò disegnare tranquillamente quello che voglio. Quindi potrò disegnare in verticale o in orizzontale a seconda anche delle persone che dovrò fare. Sempre, sempre, sempre. Io comprendo
Questi, che cosa sono? Queste sono delle buste in nylon, buste che si chiudono poi ermeticamente, hanno una patellina qui ermetica, dove potrò inserire i fogli da disegno in modo che non si rovinino anche durante il ricevimento. Magari sarebbe ottimo se gli sposi pensassero a una zona dove poter parcheggiare questi fogli da disegno e poter quindi tenerli lì per tutta la giornata. Ruberò un minuto, due minuti a persona al massimo, quindi sarò molto veloce ma molto molto preciso. Adesso potrete vedere degli esempi che corrono di mie immagini che ho realizzato in questo periodo. Vedrete che sarà una cosa meravigliosa, qualcosa di veramente originale, e la festa cambierà d'aspetto da così a così. Tranquilli. La mano. Questo è un guantino che utilizzo quando disegno. Utilizzo sempre questo, che è il mio classico guantino. È un guantino che mi permette di non sporcarmi, soprattutto di non sporcare, di non fare quell'effetto timbro che con l'inchiostro potrebbe così sporcare il foglio da disegno. Inchiostro perché utilizzo un pennarello professionale, tipo con una punta a pennello, ok? Quindi anche il segno sarà molto bello, molto gradevole, e il disegno sarà sempre molto molto veloce. Bene, credo che sia tutto. Se ho qualcosa da dirvi lo aggiungerò in altri video più avanti, e intanto vi ringrazio. Ciao!